Questo è un nuovo video e vi mostro tutti i prodotti che sto utilizzando in questo periodo e che sono nuovi. In più vi volevo oltretutto indicare un libro che sto leggendo adesso, di Matteo Cellini, Cateio, Fatti Editori. È un mio concittadino e l'ho comprato lo scorso anno, ma ho aspettato un po' perché avevo già altri libri da leggere, quindi ho saltato. Ho appena iniziato, perché se guardate è proprio sono all'inizio del libro, e in questo libro lui racconta la storia di una ragazza di 17 anni che è obesa e parla di tutte le problematiche che gli accadono, che lei solo a casa è Caterina, e che quando è fuori è Caterina Cicciabomba. Insomma, un tema abbastanza importante, perché si parla di persone che sono obese, e quindi anche lei stessa dice che non è una cosa, è qualcosa di diverso rispetto ai normali, tra virgolette. E sono curiosa di vedere come, che fine seguirà la storia. Mi piace, è abbastanza, diciamo, sì, leggero, ma anche abbastanza intenso, e in alcune cose mi rivedo io, perché sono sempre stata un pochino in sovrappeso, un pochino obesa, e alcuni atteggiamenti li avevo da ragazzina, quindi un po', diciamo, è un, come un intro per spettrare, cioè tornare indietro, vedere un po' quello che vivevo io. E ai tempi non esistevano le cose qui descritte, ma magari si era anche un pochino più tolleranti, perché ho notato che ultimamente il bullismo che c'è tra i ragazzi è molto, veramente molto pesante. È cambiato nei tempi. Magari, ecco, io rispetto alla ragazzina che teneva tutto dentro, questo è descritto nel libro, anch'io tenevo tutto dentro, se qualcosa mi puzzava, mi dava fastidio, io reagivo. Ciò che alcune persone, come nelle croniche, non dei telegiornali sentiamo, non reagiscono, magari reagiscono solo facendosi del male, suicidandosi, ecco. Questo è un libro, posso dire, che fa riflettere chi non ha questo problema e chi ha questo problema, e magari può trovare un risvolto, perché secondo me i libri aiutano a conoscere e aiutarci ad affrontare anche meglio certe situazioni. Non tutti i libri lo fanno, ecco, magari questo sì, penso di sì. Poi vi dirò una volta finito, magari se volete vi faccio una recensione. E altri libri, magari, che sono fantasy, aiutano la fantasia, non è il mio genere, è un genere, dico, film storici, o comunque che mi aiutano a conoscere, storici o romanzi, ecco. Qualche volta anche romanzi d'amore, però molto poco, preferisco qualcosa che mi aiuti a conoscere. Poi ho altre letture, insomma, io non riesco a star ferma, neanche adesso che sono disoccupata. Pensate che prima, nonostante lavorassi a full time 8 ore, 5 giorni alla settimana, alla fine delle 8 ore io continuavo a leggere, continuavo a fare tutto quello che faccio adesso, quindi è un modo mio di essere. Passando dal libro, passiamo ai prodotti. Ce li ho qui in una busta, adesso mi alzo e ve li mostro. Allora, alcuni sono dei prodotti che utilizzo da tempo, però mi sono sempre dimenticata di indicarveli. Allora, questo qui è il, ve lo mostro qui, è il succo di aloe vera in gel, comprato all'Avoca, che è a Sansepolcro. C'è anche un museo dell'Avoca, e sulla pagina Facebook ho messo le foto di quando sono andata al museo. E questo aloe vera mi è stata regalata dal mio fidanzato, che me l'ha comprata lì, ed è questa,
senza conservanti, bla bla bla, e senza self, c'è scritto senza derivati di petrolio, parabeni, PEC, coloranti e profumi di sintesi e no ECM, che oddio cos'è questa cosa qua? C'è qualcosa che qua mentre faccio il video rompe un po', ecco, no, sono riuscita a toglierlo. Ecco, sono, io già parlo in due. Allora, questo qui è questo biogel, che è l'aloe vera a 100 ml. Allora, la scadenza è di 6 mesi una volta dall'apertura, però avendo questo tappo abbastanza ermetico, ho notato che non è variato il contenuto. Io per cosa lo utilizzo? A parte un altro aloe vera che conoscete, lo utilizzo per ravvivare un po' i ricci, questo lo utilizzo esclusivamente a scopo curativo, nel senso soffro di erittema da contatto al mio cane, che quando mi fa le coccole sul viso mi si formano questi pallini pruriginosi, utilizzo questa, in circa mezz'ora si attenua tutto, sento soprattutto il fresco e spariscono. E uno direbbe, perché hai preso il cane se sei allergica? Allora, e la scelta che ho fatto 2 anni fa era di avere un animaletto che tenesse compagnia al mio gatto, perché io metto cane e gatto insieme. E di per lì non ero allergica, poi col tempo è venuta l'allergia, quindi di conseguenza io non elimino il mio cane, anzi sta con i miei, perché adesso trasferendomi non potevo portare via tutte e due, ho lasciato il mio cagnetto ai miei e ogni tanto lo vado a trovare e di conseguenza mi fa queste coccoline che io apprezzo tantissimo e un po' mi dispiace perché per la lezione, ma è la soluzione e quindi non. Altro mi aiuto, sempre questa crema la utilizzo per le ferite. Come tipo i calli, brucia tantissimo, una volta che i calli sono scoppiati, oppure se mi taglio, è capitato che mi sono tagliata con una scatoletta qui, dopo aver esagerato il disinfettante, quando si sta rimarginando metto la crema, la utilizzo per alleviare le punture di insetto, di zanzare, ecco. Poi la utilizzo per le bruciature, insomma, è una crema molto uso. Il prezzo non ve lo so dire, forse qui è consigliato, era di 12,80 euro. Quindi ai tempi, perché è passato un po' di tempo, insomma. E vi mostro anche la confezione, forse ha cambiato anche il packaging, però questa è la confezione. Qua trovate, ci sono anche gli inci, perché qui c'è il cosmetico biologico tutto l'ambaradam, scritto in varie lingue, ci sono le indicazioni, sono qua, e qua c'è aspettate, l'ingrediente dov'è? Ah, l'ingrediente è qua, praticamente questo qua, quello che vi indico con il tipino. Sopra trovate, non so se è, però ha acqua, alcol, betaine, fondus crispus, citrus grandis, peel oil, aloe parthensis, leaf gel powder con la stelletta, che vuol dire ingrediente biologico, e poi c'è l'anchea officinalis, Wood extract, e anche questo sempre biologico, e mucose, quindi chi è celiaco questo non lo può utilizzare, e il citric acid, che è l'acido citrico, limonene e linalool, quindi non è proprio 100% solo succo, ecco.
proseguiamo. Allora, questo è un prodotto che vi mostro così dalla scatoletta, perché quella saponetta di Marsiglia solita in bagno. Allora, ho avuto una reazione allergica dopo l'ultima depilazione cerebrale dal mesetista. Io soffro di praticamente di reazione allergica a queste cose, cioè tant'è che allora la reazione allergica l'ho avuta nelle ascelle e vi spiego un po' come mi sono mossa. Prima però vi spiego, torniamo sempre più indietro, vi spiego cosa mi succede. Allora, la prima volta dopo tanto tempo, quindi parliamo un po' dell'adolescenza, decido di passare le creme depilatorie, perché noi donne non ci possiamo permettere né nelle braccia né nelle gambe, ma anche in altre zone, i peli. E come dice la famosa canzone di Caparezza, non me la posso permettere, essendo una donna non me la posso permettere. E ho utilizzato queste creme, adesso non vi dico il marchio, però ho avuto sempre una reazione allergica nella zona dell'inguine del pube e reazione allergica nelle ascelle, tant'è che nelle ascelle mi si sono infiammate le ghiandole, quindi ho dovuto smettere e utilizzare delle creme cortisoniche per sgonfiare. Altro problema, allora, detto la crema non la utilizzo più, utilizzo la lametta. Idem con patate. Allora, niente la metta, adesso faccio la ceretta, però intanto lascio continuo a fare quella la metta nella zona delle ascelle, niente, sempre la stessa problematica. Allora, facciamo quelle cerette, prima facciamo quelle in casa, non me la sento e di farla da sola, perché tendenzialmente ho paura di scottarmi o comunque non si strappa bene. Andiamo dall'estetista. Allora, mi depilo esattamente da ormai sono 4 anni che faccio questa cosa, e ogni tanto in estate ho reazioni sull'inguine e lì risolvo con detergenti, creme varie e allora, questa volta invece ho avuto una reazione allergica e indescrivibile nelle ascelle, tanto che ecco, la mia terapia, ho detto iniziamo con le cose naturali, rinfrescante, cicatrizzante, l'aloe vera. Allora, l'ho utilizzato per 5 giorni, non ha funzionato. Allora ho detto, proviamo a mescolarla un po' con la calendula, olio di calendula. Niente, non funzionava. Ho detto, adesso io la crema acida dall'estetista, 2-3 giorni la provo. Non ha funzionato neanche questo, sono dovuta andare in parafarmacia e gli ho mostrato la cosa, mi ha detto ah, qua bisogna assolutamente andare con delle creme che contengono zinco e ossido di zinco, proviamo, ti consiglio, me ne ha fatto vedere in tante, ha detto guarda la bionica è senza allergeni. E allora ho preso il sapore della bionica. Allora, io sono 20 giorni che, posso dire, dopo 20 giorni sono guarita. I primi 7 giorni ho fatto solo a livello di primi 10 giorni ho fatto esclusivamente metodi naturali, non hanno funzionato. Mentre gli ultimi 10 giorni ho fatto con questo metodo e piano piano è sparita. Quindi utilizzo sempre la saponetta un paio di volte al giorno, utilizzo la saponetta che è al Marsiglia, almeno è testato al nickel, senza conservanti, senza glutine, dovrebbe essere anche senza, se vi faccio vedere gli ingredienti, allora qua non c'è niente scritto, quindi ipotizzo che è solo sapone di Marsiglia. È solo, no, c'è scritto ed è qui, e c'è l'EDTA che io recentemente ho scoperto, ma non lo voglio neanche utilizzare più. Pensate tu, se mi trovate delle alternative che sono antiallergiche, comunque che hanno
Per favore, potrebbe essere la mia soluzione. Allora, vi dico, c'è il sodium tallowate, sodium fluvate, acqua, pensate, c'è la paraffinum liquidum, mineral oil, pensate, poi c'è la glicerina, il feniticone, il tocoferol, acetate, il disodium EDTA ed è il parfum come fragranza. Allora, questo prodotto ha funzionato su di me, quindi di conseguenza non so se siete talmente fissati sull'ecologico che non volete comprarlo, però se avete queste reazioni allergiche, a mio avviso usate questi prodotti. Personalmente non vedo l'ora di finirlo, perché già l'EDTA e il paraffino mi fa un po' svalvolare, anche perché questo costa tanto, allora preferisco comprare il sapone Marsiglia, quello dei provenzali o qualunque altra marca e non usare più questo. Però la crema, io utilizzo anche la crema che l'ho utilizzato al posto del, non ce l'ho piena sotto mano, ecco, che anche questa la crema, che anche questa contiene gli stessi ingredienti, e ne ho pagato un botto, perché ho pagato 30 euro. Allora, posso dirvi che dopo 10 giorni è sparito, ancora qualcosa compare, però se conoscete un'alternativa che non mi dia una reazione allergica, anche ecobio, scrivetemelo qui sotto per favore, così un altro momento che mi ritrovo con la stessa problematica, non utilizzerò la clinica. E conclusione, a parte questo, ho dovuto saltare il mare, che volevo andare al mare, non mi sono potuta esporre al sole e non ho usato il deodorante, però non ho, diciamo che lavandomi 2 volte al giorno non ho avuto quel sudore fastidioso, ecco, il mio odore, insomma. Altro prodotto per gentili, allora, nuovo prodotto, questo l'ho comprato nelle profumerie small, e questo shampoo miele e aloe bioQ e certificato bioeco cosmesi hype e qualicos contemporaneus, comunque qualicos SRL, Koji Bonsti, piena. E vi faccio vedere gli inci che sono qua. Questo sono qua, che ve lo indico sempre col mio aiutino. E allora, è un made in Italy, quindi già agricoltura biologica. Non mi metto a leggervelo come l'altra volta, però grosse schifezze. C'è solo il benzil alcol alla fine. Mi sto trovando bene perché sono già un paio di shampoo che fa, ha una profumazione molto strana, ricordo i saponi per lavare i piatti. E l'unica cosa che posso dire pro ancora di questo prodotto è il fatto che praticamente non rende caduti i capelli, quindi già un'evoluzione, visto che uso tanti prodotti per non farli sembrare freschi. Già al secondo lavaggio ho notato questa, che sono meno gonfi, adesso sono legati, però questo è. Proseguo e mi rialzo. Allora, questo è un altro prodotto che è la crema, è in tedesco, è una crema dell'Alverde perché ha la pelle talmente sensibile. Nel mio caso è così perché alcune creme mi fanno reazione e non ho voglia di comprare quelle farmaceutiche o spendere tanto, e ho voluto comprare l'Ovista perché è senza profumo, conservanti e coloranti, questo qua, ed è proprio una crema, proprio c'è scritto crema apposta perché ha la pelle sensibile, è in tedesco, quindi è un po' un problema, penso. Alberto l'ho comprato al DM Market, mi pare che non superava i 3 euro,
ci sono 50 ml. La colorazione sul giallino è un po' pastosa, però una volta, come faccio sempre il mio solito metodo, la metto sulla manina, la spalmo e in questo modo riscaldo, e quindi quando la vado a massaggiare sul viso, in questo modo succede che in poche parole si assorbe più facilmente, però non mi ha creato grosse problematiche. Posso dirvi che non ha un ottimo profumo, però è un profumo neutro, ecco. Qui non ho l'indice del prodotto, ma quando ritrovo la confezione una volta finito ve la mostro. Questo è. Se qualcuno di voi sa meglio di me in tedesco, può tradurre. Ah, proseguiamo. Questo è un prodotto che utilizzo quando vado a casa ed è il latte detergente 2 in 1 della Lavera. Allora, io la storia di questo prodotto la sapete, che mi ero confusa perché ha un packaging identico per tutti i prodotti basici della Lavera, cioè anche il dentifricio ha lo stesso packaging. Per favore cambiatelo, perché se no io mi confondo, e soprattutto quando ho le lenti a contatto che sono offuscate, appannate, e nonostante metto le goccine, non riesco a vedere, il fidanzato non ci guarda queste cose. Mi ritrovo ad avere un prodotto che non volevo, però di conseguenza lo utilizzo, e con l'olio di jojoba e il burro di shea, e spero di leggere bene, è un prodotto vegano, ci sono 650 625 ml. Qui c'è l'inci, e il costo era di 7 euro. Infatti mi diceva: mamma mia, quanto costa il dentifricio. Ma strano, perché in genere i dentifrici della Lavera con 4 euro me la cavano. E posso dire che mi trovo veramente tanto bene in quelle poche volte che l'ho utilizzato. Adesso siamo quasi in via definitiva dell'utilizzo della Rosa Moschetta e passerò direttamente a questo. Pulisce molto bene, infatti tant'è che pulisce più della Rosa Moschetta. Dico: mamma mia, che pelle sporca a fine serata. Quindi 2 in 1, perché praticamente anche per la pulizia è struccante. Penso che ha anche qualcosa di tonico, e dice che è ideale per le zone sensibili del contorno occhi. Io lo utilizzo, lo uso non tanto come struccante di per sé, ma lo utilizzo anche per pulire il viso la sera. Ecco. Allora, questo è un prodotto che ho comprato alla Bottega Verde, che era tutta entusiasta, veramente felice. Poi scopro che c'è l'EDTA, e mi viene detto che l'EDTA è un inquinante che uccide tutti i pesci nel mare. Quindi quando lo utilizzo, vedete, mi limito, perché dico: io sto uccidendo tutti i pesci del mare, e io non lo volevo fare questo. Quindi lo uso perché devo finirlo. Però la cosa positiva è senza parabeni, senza allergeni e senza coloranti, e la linea Bimbi, per questo non me la sento di consigliarvelo, perché c'è l'EDTA. Però se avete dei bambini ve lo consiglio, se non è che siete talmente tanto fissate. Però è un prodotto, non so se consigliarvelo o no. Ha una buona profumazione. Questo è infatti il bagno della buonanotte. Ci sono uva bio, camomilla, tiglio, melissa, quindi è molto rilassante. E è anche abbastanza liquido. Vi faccio vedere l'inci, infatti c'è solo sto EDTA e un po' di sodio inventovate, ma non so se si vede. E questa parte verde qua, usciremo, ecco lì,
Io non lo so perché gli incisivi sono tutti così piccoli. Io che sono già occhialuta mi dico che ma faccio così, essendo mio, ok? Vedo meglio da vicino gli occhiali mi dà fastidio, ecco. E, mi sto accecando per vedersi gli incisivi, però alla fine qualche volta ce la faccio. Mi spiace un po' per questo prodotto. E il costo non l'ho pagato tanto perché era uno dei prodotti best seller ed era sui 5-6 euro, adesso sicuramente sono scontati. Era l'unica linea bio della Bottega Verde e mi dispiace già. Poi questo è l'olio di calendula che utilizzo quando sono un po' arrostata, ho pagato 13 euro. E l'olio Veleda Baby senza profumo. E mi piace, cioè, è sempre profumazione. E mi piace perché praticamente quando ho arrostato qualcosa lo massaggio si assorbe anche facilmente. Ci sono 200 ml. Beh, questo è uno di quegli oli basici che volevo acquistare in questo periodo. Quindi. Poi proseguiamo. Questo invece è un regalo di mia zia. Mia zia, e quindi non ho potuto astenermi. Me l'ha regalato, ormai me l'ha regalato, mi dispiaceva darlo via a qualcuno. A parte che ha una profumazione veramente fantastica di orchidea, questo è l'utilizzo del momento. Tesori d'Oriente all'orchidea della Cina, prima vellutata, gli ingredienti l'incio sono qui sotto, speriamo di aver messo dritto, se ecco, fanno un po' schifo come ingredienti perché praticamente tra i primi ingredienti c'è il dimeticone, sta andando via la voce. Il finoxetinol, ci sono i parabeni, ABTF, insomma. E l'unica cosa che posso dire è che rende la pelle veramente profumata e anche morbida, perché per una giornata non mi si secca la pelle, ciò che mi capita magari con altri prodotti. Non lo so, la mia pelle lo tollera, quindi se amate queste profumazioni e vi piacciono questi prodotti, ve lo consiglio. Se siete proprio fissate quanto me e avete allergie, provatele in piccola quantità. Se vedete che ha una reazione allergica, buttatela o regalatela, non so, però. Allora, poi proseguiamo, iniziamo un po' di prodotti di Cosme, no, di cosmetici, sì. Allora, questi, alcuni sono nuovi acquisti, uno di questi era della linea Pin Up, Sweet Pin Up, l'ombretto lunga durata della Deborah, che è così, l'ho usato un pochino, adesso ve lo swatcho anche. Non so se si vede bene, però se volete lo ripasso due volte perché. Però tiene su una volta applicato e una volta applicato sugli occhi, anche come rima nell'occhio sotto, tiene molto e non mi ha creato grosse allergie. Anzi, non ne ho sofferto per niente. Questo è il numero 1. L'inci non l'ho trovato. Quindi questo è ed è questo un blu marino, ecco. Poi altro prodotto che forse già lo conoscete per chi mi segue su Facebook è questa matita che è lo stesso colore, ve la metto sotto, che è molto intenso, questo sotto, magari nel video non si vede bene. Ed è la Kiko, l'avevo comprato scontatissimo, è il numero 13, c'ha un nome? No, 813, 813, e mi sono trovata bene.
Allora, poi questo mi è stato consigliato dalla mia esteticista, io non compro l'eyeliner, però stavolta l'ho comprato e non è proprio nero, ma è un marrone un pochino scuro, rosso, così, ed è la linea dell'Eva Garten della nuova collezione, Eva Garten Make Up, il numero, se lo trovo qua, non c'è il numero. La cosa bella delle vacanze è che non sono testate sugli animali, già è un puffo 2,5 ml, qui l'inch è sempre più piccolo, vi ringrazio, grazie mille che vi dovrò accettare, ed è questo marroncino qua. Allora, adesso ho capito come applicarlo, faccio praticamente una linea con la matita e poi l'applico con questo. Proseguiamo. Altri prodottini, ne prendo due alla volta, sempre Eva Garten, e questa matita che vi ho qua spaffato perché non si era asciugato. Sotto lo sbaffo c'è l'oro. L'Eva Garden era una linea di questo inverno e l'Eye Pencil 78, che è una matita dorata con tanti piccoli glitter, e mi piace applicarla sotto la rima dell'occhio, magari quando utilizzo degli ombretti molto luccicosi, glitterosi, comunque li utilizzo per la sera. Allora, riutilizzo la il mascara minerale dell'Eva Garden, che è una linea che non esiste più, però non so, forse perché non la utilizzavo da tempo, mi crea delle allergie agli occhi, quindi lo utilizzo molto poco. Proseguiamo. Vedo che è lunghissimo questo video, ma mi spiace tanto, però. Allora, altro rossetto che forse lo conoscete già, ed è questo qui della Zebra, questo che utilizzo, che è un rosso corallo, questo qui, ed è il colore, ce l'ho qua scritto, ve lo dico così, Pupa Volume, è il 403, più piccolo, mi raccomando, tanto. Altro prodotto che utilizzo e che vi ho mostrato in una tutorial, non tutorial, outfit penso, sì, che ho fatto in collaborazione con altre ragazze, ed è questa matita qui, quella sotto, che è un Red Devil della Shaka, la 08, che mi sono trovata molto bene con questo. Poi ho comprato la famosa palette della Pupa Art, se riesco a aprirvela. Io ho mostrato già in questo outfit che avevo realizzato con una collaborazione, e questa palette mi è piaciuta in parte per i colori, ma per la texture e per diciamo che per i colori una volta applicati troppo polveroso, e devo applicare tanto tanto prodotto per avere un buon risultato. Questo è un po' quello che capita con molti prodotti della Pupa, salvo i rossetti, che non ho grosse problematiche, o alcuni prodotti illuminanti non mi creano, però in altri fanno delle schifezze, ecco così. Allora, poi altro prodotto è questo qui, questo c'è un prodotto in uno, è questo della Essence, questo ombretto che è della linea Sparkling Effect, e 02 Dance All Night, questo qui, che è un oro non troppo luminoso, molto tenue, infatti se guardate non è che si vede tantissimo, io l'ho applicato, però diciamo che per le sfumature è ottimo,
Altro prodotto mi ero dimenticato è questo qui. Qualcuno già avrà riconosciuto, è l'abbrividisco della Lush. Lo applico a giorni alterni perché a mio avviso sì, è un prodotto completamente naturale, però l'utilizzo dello zucchero stimolato, essendo uno zucchero modificato, non, cioè, non modificato geneticamente, ecco, raffinato, avrei gradito più lo zucchero di canna, forse avrebbe avuto un aroma diversa, però secondo me è facile che utilizzando zucchero raffinato vengono delle allergie, quindi utilizziamo, si può fare questo, secondo me si può fare benissimo da casa, basta avere zucchero di canna, cioè non so tutto, olio di jojoba ce l'ho, estratto di vaniglia e possiamo usare le goccioline, quelle che si comprano al supermercato, olio essenziale di Tagheta, non la conosco, però la posso informarmi, olio di menta peperina, ok, ecco, forse il limonene non ce l'ho, ma non mi interessa, e basta, cioè, alla fine è un inci completamente naturale, potrei riutilizzare la confezione e rifarlo uno scrub per le labbra, è tutto mio. Questa è un'idea, una volta finito coi tempi miei. Altro prodotto, questo qui che mi era nella mia profumeria, questo dell'Estée Lauder, la BB Cream, che voglio finire. Questo lince è lunghissimo, qua, e poi sembra scritto piccolo, vabbè, carina la confezione. Non lo comprerò, vi avviso, perché ci sono talmente tante schifezze che Estée Lauder, Chanel, Yves Saint Laurent, Givenchy, Dolce Gabbana, Armani, io mi sono scocciata, ecco, perché è capitato, scocciata di comprare i prodotti fasulli che pago solo il marchio, ma che il prodotto non funziona un piffero, quindi potete darmi campioncini quante volete, li provo, ma poi non lo fanno schifo e non li compro. Questo è un nuovo blush della Essence, l'aveva mia madre, e mi è piaciuto il colore ed è questo bellissimo pizza che metto qui sotto, non si vede. E invece ho alternato il mio rosino perché ho detto no, c'è più stio questo, un pochino di colore, non si nota lo stesso perché sono sempre abbastanza sbiadita. Questo si chiama infatti 030 Miss Peachy, cioè signorina pesca. E qua si vede ancora il lince, che non è proprio bellissimo, però ogni tanto qualcosina, diciamo, che non mi dà reazione allergica. Un domani mi dessero queste reazioni allergiche, passerò anche alla linea della cosmesi make-up al biologico. Ultimo prodottino che è questo qui, no, altri due ce ne ho, scusate, è questo DT0 all'argan, è uno schifetto per le lodole, perché vedete qui, in realtà io sapevo che c'erano delle schifezze, però meno schifezze di altri, perché se guardate la paraffina è sparsa ingrediente, molto di meno rispetto ad altri dove mi è capitato che era il primo o il secondo ingrediente, qui no, forse avanti, aspettate, 1, 2, 3, 4, è il quinto ingrediente dove c'è la paraffina, quindi già un qualcosa di meglio, ha una buona profumazione, è buono e toglie abbastanza piletti, quelli troppo piccoli meglio forse la pizzetta, devo aspettare che crescono, questo è, io perché parlo un po' di tutto, scusate, e poi questo è un prodotto vecchio della Rimmel, è una matita cajal,
ed era la 061 Jet Black, non so se esista ancora in questa correttezza, c'è una di queste vecchie, ma la tengo più che tanto perché è un nero, ma un nero antiacide che evidenzia molto gli occhi e non mi crea allergeno. Altro problema, dotto, questo è un Kajal, questo qui molto bianco, si vede, anche troppo, e della Deborah 117, questo mi dà allergia e non so cosa c'è, ma qui ho tutti gli inci, potrei essere allergica a qualcosa di questi. Allora, finito, sono 40 minuti, 40 minuti di rottura di scatola, immagino, per chi mi seguirà, però se qualcuno ha il coraggio di superare questi 40 minuti con me e vedersi questo video, lo ringrazio perché diciamo di entrambi i sessi, perché ho anche qualche nuovo fan uomo e ragazzo, e quindi grazie per aver visto tutto il video di 40 minuti, di aver visto tutto il mio bla 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 che secca la gola anche a me, quindi appena finito il video berrò un bicchiere d'acqua che non ne posso più, e ci sentiamo al prossimo video. Ciao.